Siamo con il sindaco Emanuele Pepa, qui nel suo studio, siamo alla vigilia di Ferragosto, naturalmente domani tutti in vacanza, ma poi ci sarà un ponte? Sì, ho concesso il ponte ai dipendenti in primis, perché a fronte anche dell'accordo che abbiamo sottoscritto, che dal 24 apriranno gli altri uffici, ho concesso questi 2 giorni di ponte, che è venerdì e sabato. Chiaramente non riceverò neanch'io il sabato, perché essendo solo non posso effettuare il servizio, ma dal 24 l'ufficio anagrafe, l'ufficio tributi, l'ufficio servizi sociali e l'URP saranno aperti al pubblico tutti i sabati dal 24 di agosto, la mattina dalle 10 a mezzogiorno. Benissimo, quindi c'è stato questo accordo con l'organizzazione anche sindacale, non è stato poi così difficile raggiungere questo accordo. Bene, questo naturalmente per venire incontro a tutti i cittadini che ritengono che la giornata di sabato sia una giornata da utilizzare. No, diciamo, l'esperimento che ho fatto sulla mia pelle è stato molto positivo, perché l'interesse è molto anche nei 5 sabati che ho tenuto aperto fino ad oggi. Inizieremo poi a settembre probabilmente su appuntamento di effettuare un'ulteriore giornata al pubblico per poter in qualche modo gestire anche le tante richieste che pervengono in questo comune. Ecco, Pepa, ma approfitterà naturalmente per questo periodo di agosto per stare un pochettino più in famiglia o andare all'estero, non so che vacanza fa. Non è il caso così a lungo, però mi sono riservato l'ultima di agosto di poter concedermi insomma un piccolo relax, vediamo se riesco allora a portarla a termine. Allora ci avevo indovinato, io pensavo a questo ponte, non lo passiamo a Reganati. No, abbiamo qualche manifestazione in modo raduno che ci abbiamo sabato e domenica. Questo sarà nostro interesse partecipare, addirittura mi ho richiesto proprio di essere attore motociclista, insomma. Di solito è un ciclista anche, sì, domenica scorsa modo. Abbiamo fatto il ciclista, Pepa sì, ciclista, sì. Domenica prossima facciamo, o meglio domenica che verrà, farò il motociclista. Allora vediamo un attimo invece per il decreto di nomina degli IRCER. Sì. Ecco, sappiamo perché sono stati già pubblicati i nomi del nuovo consiglio di amministrazione, che poi i componenti sceglieranno poi il presidente. Con quali criteri ha fatto queste nomine? Cioè, qual è l'obiettivo del comune di rendere aperta questa struttura come l'ha resa aperta sin dal suo insediamento il comune di Reganati? Sicuramente non dovranno chiudere col passato. Diciamo che il passato deve servire per crescere e per prendere spunti per un rinnovamento che l'IRCE deve apportare. Il consiglio di amministrazione che avverrà sicuramente è un consiglio dove vengono ricoperti tutti i settori che l'IRCE sviluppa, sia sotto l'aspetto sociale e sanitario, sotto l'aspetto patrimoniale e agricolo, e ritengo che sia completo e abbia una bella squadra che abbiamo messo insieme con dei componenti che sono tutti entusiasti e carichi per poter dare questo rinnovamento. Chiaro che hanno anche degli obiettivi che ci siamo già dati ieri nella riunione che abbiamo fatto. Il primo è quello di ampliare i posti alla casa di riposo, questa è la prima cosa. Il secondo chiaramente che non è per quelle come tale ma ha la stessa importanza, è dare un servizio ai residenti, diciamo agli ospiti quanto più efficiente, e dare la possibilità alle famiglie di poter confrontarsi col CDA. Questo io l'ho chiesto spassionatamente, a prescindere di chi sarà il presidente o gli altri. Avremo un periodo, mi auguro, quanto più collaborativo, perché già ho parlato con Camilletti, che è il presidente uscente, mi ha dato la sua massima disponibilità, come con altri consiglieri, di potersi confrontare nei temi che attualmente è in itinere e che vorremmo in qualche modo non mandare all'aria progetti importanti come erano lì presenti. Abbiamo sempre il sogno delle Clarisse da gestire, e questo va detto. Avrei l'ambizione di portare via l'RSA da lì per poter
guadagnare spazio per la casa di riposo, portarla all'ospedale, perché là gli spazi mi pare che ce ne sono abbastanza e potrebbe essere per i 20 posti che oggi coprono l'RSA siano adeguati. Quindi ampliare la casa di riposo utilizzando gli spazi dell'attuale RSA. Benissimo, Sindaco, la questione è che anche state lavorando per le eventuali nomine o sostituti di dimissionari sia di Astea che del Cosmari, quindi anche qui ci sarà da lavorare per dare anche in questi enti, diciamo così, in queste partecipate, un'impronta della nuova amministrazione. Obiettivamente abbiamo un periodo molto delicato su queste due partecipate, che sia Astea come tale, poi all'interno c'è il CMA e chiaramente anche il Cosmari stesso hanno dei temi molto forti in questo periodo. Il primo dell'acqua, che un passetto avanti con il nostro arrivo, il mio e quello di Pirani, abbiamo dato un ok per poter fare il percorso previsto dell'acqua comune, quindi il consorzio che se ne parlava da molto tempo. Grazie anche a noi che ci siamo un po' confrontati con i nostri avvocati e con il nostro amministratore delegato per capire dove potevamo calarci e fino a dove, abbiamo deciso di poter mandare avanti il progetto. Quindi c'è ancora un quesito che abbiamo chiesto all'ANAC per poter capire se tutto può essere chiuso il pacchetto, perché c'è un quesito che è stato posto che potrebbe ancora creare all'interno della Stea e non solo qualche piccolo movimento se non venisse accolto, ma i nostri avvocati ci hanno garantito che sicuramente il problema non dovrebbe sussistere. Però attendiamo. Il Cosmari, abbiamo la patata bollente della discarica che chiaramente ha fatto lievitare i costi della Tari, che non è per adesso sicuramente che possa avvenire una soluzione immediata, che probabilmente a fine anno un passetto avanti sulla circoscrivere le aree si farà, ma che dovrà il futuro consiglio di amministrazione dovrà prendere grossi impegni e responsabilità, perché definire le 8 aree che ha chiesto Cingoli per poter dar lui il via libera di andare avanti nella loro ulteriore vasca di accoglimento rifiuti, questo è il primo obiettivo. E l'altro, che ci sono alcuni progetti importanti che Cosmari sta spingendo. Su questi progetti un discorso pannolini va o non va, meglio è da rivedere. La biogas, che è un progetto ancora in edine, ancora progettuale, ma è parecchi soldi e va visto se è funzionale oppure no, anche perché non è più il primo, perché ne ha un altro su Ancona, quindi non vorremmo che tra due poi non funziona la sensazione dei due. Quindi i futuri responsabili nominati a queste due cariche sicuramente avranno da lavorare responsabilità importanti. Benissimo. Perché si era detto anche che se non viene avviata la raccolta puntuale dei rifiuti è bene rinunciare al microchip, che è una spesa inutile che ci portiamo dietro da 10 anni. Sì, io sono per quella strada, però è altrettanto vero che avrei il piacere di tornare al punto iniziale, una raccolta puntuale. Addirittura vorrei anche l'idea di portare col Cosmari, perché è un po' restivo su questa cosa, i famosi cassonetti con tesserina che tu ti scarichi, sai quanta è quella, con però quella elettronica che attualmente non si riesce a farla calare sulla città, forse anche perché ha bisogno insomma di strutture di elettrificazione e quant'altro, che forse non è proprio un costo di poca importanza. È vero che qualche comune hanno qualcosa alternativo che devo visionare e vedere se con il Cosmari riusciamo a gestire pannelli fotovoltaici piccoli, grandi, è da vedere, però questo è quello che vorremmo arrivare. E microchip, l'unica cosa, il mio dubbio è toglierlo, sì, non vorrei che però sia utile e propedeutico per la raccolta puntuale, come dicevamo. Questo i tecnici ce lo devono far capire, perché il sacchetto che andresti a mettere sul posto sbagliato, magari, tanto sacchetto per sacchetto, quanto non è che guarda il colore, no,
potrebbe essere un problema identificare chi. È vero che le multe ad oggi non sono state fatte nulla, o poco niente, non so se una o due. Giustamente. Giustamente. Va benissimo, buone vacanze. Grazie. Per questi 2 giorni, buon lavoro. Grazie Stereo, un saluto a tutti, buone vacanze a tutti.